Nella mattinata di giovedì 8 giugno il consorzio BIM di Teramo ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei tre defibrillatori donati al territorio del comune di Teramo in seguito alla mostra Un secolo di azzurro, svoltasi nell'ambito del premio Carmine Rodomonti presso la sala Ipogea dal 15 aprile al 1 maggio. Gli organizzatori, con l'aiuto delle associazioni Teramo Sport & Co. e Amici del Calcio Teramano, hanno donato tre defibrillatori da utilizzare in tre aree del territorio. La mostra Un secolo azzurro, che ha visto su Teramo la mostra dei cimeli della Nazionale Italiana di Calcio, ci ha permesso di raccogliere, organizzata grazie al Teramo Sport & Co., Amici del Calcio Teramano, all'interno del PM Carmine Rodomonti, ci ha permesso di raccogliere delle risorse economiche che abbiamo deciso di destinare all'acquisto di tre defibrillatori che saranno collocati sul territorio della città. Saranno collocati presso il campo della Gammarana, dove nasce la Coppa Interamia e che è un posto di grandissima aggregazione. Il secondo sarà collocato presso il parco fluviale nella zona 20 e il terzo al parco giochi di Piano d'Accio presso il circolo ricreativo, guarda caso Azzurri 90, quindi si sposa con esattezza con la mostra. Queste risorse è stato possibile accantonare queste risorse grazie all'attività di volontariato che hanno svolto i ragazzi del liceo scientifico sportivo che sono stati preparati la mattina per fare da cicerone ai visitatori della mostra, agli arbitri di calcio della sezione di Teramo che invece l'hanno fatto il pomeriggio e agli alpini che invece hanno svolto una funzione di controllo. E questa loro attività ci ha consentito di poter risparmiare queste risorse che abbiamo deciso di destinare a questo tipo di attività sociale. E la mostra nasce all'interno del premio Carmine Rodomonti ed è stata un'ideazione di Vincenzo D'Antonio, che ringraziamo perché poi insomma in qualche modo è sempre lui che ha queste intuizioni interessantissime che hanno fatto sì che siano arrivati a Teramo Toto Schillaci, Baresi piuttosto che Franco Tancredi. Presenti anche il sindaco Gian Guido D'Alberto e il presidente del BIM Marco Di Nicola. Ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori della mostra, che sarà veramente un successo, legata anche qui al premio Rodomonti. Ringrazio Federico Di Francesco, un'eccellenza del nostro territorio, sempre presente appunto per le attività di carattere sportivo, in questo caso sociale, sanitario, nel rapporto con la comunità. Ed è un ulteriore segnale di come gli investimenti sulla cultura dello sport, poi si traducono, quando c'è un ottimo rapporto tra comunità e istituzioni, in un risultato che veramente, come in questo caso, lascia il segno, una traccia non solo degli effetti della mostra, ma di una donazione di carattere sociale che ovviamente va a beneficio di tutta la comunità. Insomma, stiamo lavorando molto per uno sviluppo di tutte le iniziative di carattere sociale, ma anche e soprattutto iniziative che mettano insieme varie finalità. La cultura in via generale è cultura dello sport, abbiamo parlato di una mostra che comunque ha una caratterizzazione sportiva, è cultura del sociale, insomma, quindi riuscire a mettere a rete, a sistema, tutte le forze, tutti gli attori sociali del territorio è un fattore straordinario di crescita della comunità. Abbiamo dato un contributo a Sport & Co, a questa iniziativa che comunque rientra nella manifestazione Azzurri d'Italia. E ci sembrava lodevole dare una mano a questa associazione, perché comunque offre un servizio al territorio di Teramo, ai campi all'aperto, e quindi dà una salvaguardia a livello di salute, a livello di sicurezza, a livello di sport, perché rientra nella casistica di tutte quelle che sono le iniziative che rientrano nei campi dove vengono collocati questi defibrillatori, per cui per me e per noi è molto importante.
Nell'arco della stessa mattinata è stata presentata anche la 17ª edizione dell'Infiorata del Corpus Domini di Torricella Sicura, un evento che ingloba religione, cultura e arte con opere, live painting, musica e mostre interattive che precederanno l'Infiorata. Il programma è ampio, organizzato dall'associazione Trucioli in Arte del presidente Serafino Perpetuini. Ci saranno novità, nel senso che invece di un giorno faremo 4 giorni, dove ci saranno degli artisti abbastanza rilevanti, tipo Attilio Spagnuolo, che dipingerà un quadro all'ingresso del comune, accompagnato dalla musica di Franco Di Donatantonio, del maestro Franco, che suonerà un pianoforte a coda. Questo tutto aspettando la notte dell'Infiorata. Il tema dell'Infiorata è il Corpus Domini, una parte dell'Infiorata verrà dedicata al Beato Carlo Acutis. Abbiamo chiesto la partecipazione anche di altre associazioni, quale la Proloco di Santo Stefano, la Proloco di Torricella Sicura, ci sarà l'intervento della Galleria d'Arte Hertz di Anna De Paulis, ci sarà una mostra di Anna Maria Magno, delle sue allieve, la mostra di Beato Carlo Acutis e la mostra di Attilio Spagnuolo. Quindi abbiamo cercato di un connubio tra arte, cultura, musica e sacralità, perché il Corpus Domini quello è. Presente anche il parroco di Torricella Sicura, Don Adrian, che ha voluto lanciare dei messaggi importanti. Molto importante, e qui tengo a ringraziare tutte le persone che da mesi stanno lavorando e duramente, notte e giorno, per la riuscita di questo grande avvenimento che si fa l'Infiorata in onore del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, Corpus Domini, e qui ringrazio il Comune, il BIM, l'Associazione Trucio in Arte, i diversi artisti che interverranno con la mostra, e soprattutto tutti i ragazzi, tutte le persone di buona volontà, fratelli e sorelle, che la sera delle 10 con le loro mani esprimeranno questa bellezza, questa infiorata per onorare il nostro Signore. Quest'anno noi vogliamo lanciare questo messaggio: nel 2023 vale la pena veramente credere in Cristo Gesù, essere cristiano sul serio. Noi diciamo sì, perché ripercorriamo la storia della ricerca di un ragazzo ormai beato, Carlo Acutis, beatificato nel 2006, nel 2020, perché è ritornato a casa del padre nel 2006, e questo ragazzo ha scoperto Gesù, un ragazzo normale, sportivo, che giocava a pallone, che suonava, e un ragazzo adolescente normale, come tutti i ragazzi che incontriamo oggi, che lancia un messaggio a tutti i ragazzi: cari ragazzi, l'adorazione eucaristica è veramente un'autostrada per vivere pienamente la sua propria vita e soprattutto per la vita eterna. Invito tutti i parrocchiani, tutti e soprattutto anche chi viene da fuori, perché ci sono tanti gruppi che vengono da tante parti della nostra regione Abruzzo, e a partecipare da questa sera dalle 21 in poi, perché inizierà la mostra, la spiegazione, e soprattutto a partecipare sabato e domenica per la processione e soprattutto la Santa Messa, che verrà celebrata dal nostro Vescovo Lorenzo Reuzzi.
Sì, abbiamo voluto dare una mano a questa iniziativa che è molto importante per il comune di Torricella, per il nostro entroterra di Teramo e anche un risvolto a livello turistico, perché comunque ci saranno un sacco di visitatori, un sacco di persone che faranno i quadri ed è vero molto bello tutta la notte vedere le persone che stanno lavorando in quella situazione, facendo anche fatica a realizzare questi capolavori, per cui è importante per noi, è importante per il turismo di tutta la provincia.